21 aprile 2020, queste le notizie di oggi. Nonostante le rassicurazioni del commissario Alberto Firenze e l'intervento dell'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, non cessano le preoccupazioni in relazione all'attivazione dei posti Covid all'ospedale di Sciacca. Oggi intervengono cittadinanza attiva, tribunale per i diritti del malato e procuratori dei cittadini che parlano di gravi carenze di personale in una nota inviata all'ASP e alla regione siciliana. Anche la CISL cittadina, con il segretario locale Raimondo Bruculeri, contesta la scelta di attivare i posti letto Covid all'ospedale di Sciacca nonostante il Ministero della Salute abbia espressamente indicato la necessità di realizzazione appositi ospedali Covid per evitare possibili commistioni e contagi. In Sicilia è possibile che si raggiungano zero contagi a fine aprile. È quanto si legge nelle proiezioni fatte dagli esperti dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane. Secondo le proiezioni dell'Osservatorio, a uscire per prima dal contagio da Covid-19 sarebbero la Basilicata e l'Umbria. Le ultime sarebbero le regioni del centro-nord, nelle quali il contagio è iniziato prima. Nel sud, Sicilia in testa, l'azzeramento dei nuovi contagi dovrebbe iniziare ad avvenire fra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio. L'ospedale è sicuro, sbagliano quelle persone che trascurano la propria salute perché hanno paura di andarci. Lo ha detto ieri durante una videoconferenza stampa il professor Carmelo Sciumè, primario di chirurgia generale sia del Giovanni Paolo II di Sciacca sia del San Giovanni di Dio di Agrigento. Sciumè ha incontrato i giornalisti in una iniziativa organizzata dall'associazione Sciacca Terme Rinasce e ha aggiunto che se il carnevale si fosse svolto i contagi sarebbero stati di più, visto che a quanto pare la comitiva bergamasca, ospite a Palermo, che fu interessata dal contagio di due coniugi, avrebbe avuto in programma proprio di raggiungere Sciacca per assistere alle sfilate dei carri allegorici. Perché il nostro sindaco sta in silenzio sulla vicenda che interessa l'ospedale di Sciacca? L'interrogativo se lo pone oggi il consigliere comunale di Menfi, Vito Clemente, che accende l'attenzione su questioni che nella città del vino hanno visto scendere in campo anche ex sindaci come Michele Botta, Nino Buscemi e Vincenzo Lotà. Per Clemente è strano che solo il sindaco Marilena Mauceri non abbia ancora preso posizione. Una lettera inviata al presidente della regione Nello Musumeci per sollecitare misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Oltre 30 i sindaci agrigentini che hanno firmato una richiesta importante per far fronte alle esigenze del territorio. Per i sindaci l'annuncio del governo regionale dello scorso mese di destinare 100 milioni per garantire l'assistenza alimentare alle famiglie in grave disagio socio-economico rischia di innescare e di scaricare sui comuni siciliani una tensione sociale insostenibile. Il calcio dilettantistico attende ancora le decisioni dei vertici nazionali della FIGC, mentre sembra più probabile che Serie A e Serie B riprendano il torneo, anche se con tantissime incognite, sembra impossibile che i dilettanti regionali, cioè i campionati dell'eccellenza in giù, possano ripartire. I tornei erano tutti alla fase finale, in promozione l'Unitas Sciacca deve affrontare le ultime partite da capolista. Un'intera città, oltre alla tifoseria e alla società, crede in questa promozione. Il presidente del comitato regionale FIGC, Santino Lopresti, aveva dichiarato che dopo Pasqua sarebbe arrivata una decisione, ma siamo a fine aprile e le decisioni ancora non arrivano. Per il momento è tutto, potete consultare sempre tutti i nostri argomenti presenti nel nostro portale online giopresti@corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.